Anno scolastico 2023-2024, la prima campanella in una scuola superiore di Pescara è suonata questa mattina al MIBE, il liceo artistico musicale coreutico Misticoni Belisario, e nelle sue sedi in città. Una pacifica esplosione di voci, colori e vitalità. Siamo molto contenti di accogliere i nostri studenti, soprattutto i nuovi alunni delle classi prime che stanno entrando adesso e verranno accolti nelle classi, poi abbiamo anche le seconde, dalle 10.30 tutti gli altri studenti del nostro liceo. Il MIBE è il primo a riaprire a Pescara? Sì, noi siamo i primi, abbiamo anticipato in collegio dei docenti l'apertura per poter poi effettuare tutto il monte orario annuale e abbiamo deliberato una serie di sabati di rientro nei quali appunto venire a scuola. Ben prima delle 8.30 studenti e genitori erano raccolti davanti ai cancelli della scuola, difficile dire chi fosse più emozionato. Chi ha accompagnato questa mattina? Mia figlia. Perché avete scelto questa scuola? Allora, perché l'ho frequentata io anni fa e anche perché le è piaciuta molto. Emozionata lei? Sì, sì. Emozionata? Abbastanza. Tutto bene, grazie. Più emozionata la mamma o il figlio? Li accogliamo in Aula Magna con un discorso di benvenuto, ovviamente nelle tre sedi, sia qui in via Einaudi che in via Kennedy che in via Passolanciano. E poi verranno introdotti nelle aule dai colleghi della prima ora, quindi verranno subito messi a contatto con la realtà del nostro liceo. A Pescara per le prime classi la campanella tornerà a suonare venerdì al liceo linguistico Marconi e al liceo classico D'Annunzio. Prima accoglienza anche alla Terno Mantonè lunedì 11 e ai licei scientifici Galilei e Da Vinci in quest'ultimo nel pomeriggio. Si riparte con tanto entusiasmo, con tanta gioia nel cuore e con tanti bei ragazzi. In bocca al lupo a tutti.